ci intendiamo un po'. Ah, qua mi ricordo. Mi metto qua dietro perché dovrebbe arrivare gente adesso. Spara un colpo così. No, ho sparato con la pistola che non ho colpi. No, era l'altro. Ora! Lo sapevo io. È qui! Non vi vedo! Ehi, mi cambi? No! No! Non farlo! No! Ehi! Non fateli passare! Madonna, questi mi hanno fatto prendere paura però. Mi dai colpi, grazie. No, no, no. Giocattolo. Ok. Ma avete visto almeno? Accidenti. Diciamo che hanno fatto niente. Vabbè, hanno messo a ucciderli tutti in gioia. Sì, quello l'ho capito. Ma però non ho capito per cui devo andare. Questi non avevano un colpo di niente. Sono di quel paroncio lì. Ok. Ma basta tirare. Prendi questa! Ho finito le granate, palle. Dai, devo andare. Ah, ma si poteva toccare qui. Oddio. Perché devi? No, 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 vai su. La tipa ancora qua. Volato via. Lo prendo. Che vado a prendere la pistola che avevo lasciato qui visto che ho finito i colpi di quella. Proviamo ad andare di qua. No, mi sa di che di qua no, niente. Che palle qui non... Non riesco... Non vai là... Cosa dovrei fare, scusa? Tu
dove devo andare, non si capisce le strade sto gioco. Niente, io non capisco la strada. Ah, no, perché ti sei buttato? Perché ti butti quando mi giro? Ah, forse è andato bene. Sì, lo tiri su? No, non lo tira su. Guarda, mi giuro che sto spammando io. Mi stai accusando, eh? Guarda! No, io non ci credo. No, lo tira su. Io spammo. Io mi sto nervosendo. Ho sbagliato io. Mi sto sbagliando io però adesso. Dai, alzati. Ho una porta rotta. Non da solo! Torna giù da sola! No. Cioè... Ok. Ok, niente, ok. Ottimo lavoro! Ottimo lavoro! Adesso devo tornare là su quella cagata di porta qua. Terrò quello finché la porta non sarà aperta e bloccata. Terrò quello che? Lo fai te? Ci sei? Ok, lascialo andare. Piano! Detto piano! Andiamo a farlo con la tizia, ok. Fatti dai, Rambus. Fatelo fuori. Io ho preso quello dietro. Colpi di cecchino per... Quel raggio laser lì è abbastanza rotto i maroni, te la sopra, eh.
Non vuoi morire? Forza! La tipa man mano ha deciso di non dare la più. Questa deve essere la biblioteca. Di là. Beh, non ci metteremo a ballare davanti alla porta principale. Troviamo un altro passaggio. Occhi aperti. Mi dai il suggerimento qui, poi non è qui? Mi sembra un po' una croccata questo. Ecco. Lavorava in questo piccolo bar nelle Filippine. Aveva un sorriso in grado di sciogliere il cuore. Ma ti giuro su Dio, era in grado di ucciderti come di baciarti se non rigavi dritto. Era una cosina non più alta di 1,60 m. La chiamavano la filatrice, perché aveva... Vuoi tacere, vecchio? Ce lo hai già raccontato decine di volte. Oh, lo so. Certo che l'ho fatto. La memoria non è più quella di un tempo. Perché diavolo ci stai mettendo così tanto? Beh, non hai notato che la maggior parte di questi libri sono mezzi marci? È scritto in spagnolo? Sì, ok, ma muoviti, il capo ti sta aspettando. Ehi, lassù! Oh, cavolo. Attento! Oh. Eccolo lì! Al riparo! Prendetelo! Attenti! La manina? Qualcuno spara qualcun altro? È un po' complicata questa cosa. Poi con quei mirini di palle. Speriamo ne valga la pena. Domani mattina farà male. Ce l'ho! Ce l'ho anch'io. Fa qualcosa o no? Ho dato una sola per cosa, scusate. Oh, amico, era ora che arrivassi. Beh, hai un bel aspetto per un cadavere. Così hai portato la ragazza, eh? La ragazza? Ehi, se non fosse per lei, ora nessuno ti starebbe salvando. Se questo è un salvataggio. Cosa diavolo significa? Ammettilo, Sally, tutta questa storia è sospetta. Già. Prima spifferi tutto a quei tizi. E poi rispunti miracolosamente vivo. No, aspettate un attimo. Avevo i killer di Roman alle calcagna. Dovevo prendere tempo. Ok, sono stato stupido. Dovevo capire che ci avrebbero seguito. Sally, se per una volta avessi tenuto la bocca chiusa, ora saremmo di ritorno a casa con il tesoro. E tu potevi controllarmi il polso prima di scappare e darmi per morto.
sentite, queste cose non importano. Va bene, allora come spieghi di essere qui vivo e vegeto, eh? Non ci crederete mai. Ah. Ah? Impossibile. Il vecchio Francis ha preso il colpo per te. Già. Yeah. Credevo succedesse solo nei film. Fortuna. Già, beh, fa ancora un male cane, credimi. Ci credo. Comunque, quando hanno visto che ero vivo, ho convinto Roman che non avrebbero trovato il tesoro senza di me. Ed allora che cerco di sviarli aspettando la vostra comparsa. Beh, ora dove sono? Beh, stanno seguendo una falsa pista su cui li ho mandati dall'altro lato del monastero. Guarda. Drake aveva capito tutto. Gli spagnoli usavano quel simbolo per indicare i depositi segreti. Il tesoro è nascosto proprio qui, nel monastero. Troviamo il simbolo e troveremo il deposito. Abbiamo tutto quello che ci serve proprio qui. Tutti gli indizi per arrivare al tesoro. Ce la possiamo fare. Va bene. Non penserete di diventare amiconi e scordarvi di nuovo della ragazza, vero? Non pensarci nemmeno, Sally. È un destro che uccide. Lo terrò presente. Ok, va bene. Dentro questa stanza c'è più di quanto sembri, ne sono sicuro. Ok, va bene. Adesso queste statue nascondono qualcosa.